Allora, adesso io cercherò di mantenere un tono professionale, ma il prossimo ospite che sta per salire su questo palco è una persona di cui io sono particolarmente eh, fan. Lui è un giornalista, è un conduttore televisivo e public speaker, soprattutto è l'unico uomo che io riesco ad ascoltare anche la mattina. È il re del podcasting italiano, chiamo sul palco Pablo Trincia. No. Ciao. Ciao Pablo. Ciao. Eccoci. Ciao. Guarda, ci accomodiamo Buongiorno. in questo sì. grazioso salottino. Eccoci qui. Eccoci. Oh, che, che bello, quanti siete. <ride> Allora Pablo, io sono molto felice di intervistarti perché sono una grande fan, ho ascoltato tutti i tuoi podcast, ho un po' di domande diciamo obbligate e poi anche domande da fan da farti. Allora, tu sei stato nel 2017 il primo a portare il podcast in Italia, prima possiamo dire che non, non esisteva, sei molto conosciuto per i podcast Veleno che è stato il tuo primo e per Il Dito di Dio che sono stati dei veri e propri successi. Come ti è venuto? Cioè, quando è che hai capito la potenzialità del podcast e hai deciso di portarlo in Italia? Io sono rimasto stregato... Io lavoravo per la televisione. Ho lavorato per tanti anni in TV. E a un certo punto, nel 2015-16, era uscito in America una, una grossa serie audio uh -huh. eh, in 12 puntate da un'ora. Era un esperimento. Una eh, giornalista di Chicago che aveva fatto... Eh, Tutta un'indagine su un caso di una ragazzina che era stata uccisa vent'anni prima. E era completamente in controtendenza rispetto ai contenuti video veloci che già andavano in quegli anni, no? Per cui eh, ho detto: Ok, interessante, sentiamo. E ho scoperto questa passione travolgente, che poi è quella che eh, hanno vissuto tante persone, stanno vivendo tante persone che si avvicinano al mondo dei podcast. Perché è la narrazione più antica che abbiamo, cioè il podcast viene prima della TV, prima della radio, prima dei libri, della scrittura. Raccontare storie. Raccontare storie, lo facciamo da, da 200.000 anni, quindi è un qualcosa che è parte del nostro DNA, lo facciamo tutti i giorni quando ci raccontiamo degli episodi, quello che è successo la mattina, la sera prima, quello che, insomma episodi della nostra vita. Quindi uh, era una cosa che in radio non c'era più e io ho scoperto questa roba che. Che accende l'immaginazione e ti permette veramente di vivere le storie in maniera molto più intima, molto più personale perché sì. ti fa il tuo film in testa. Assolutamente vero. E mi sono completamente innamorato del genere. Anche perché il tuo modo di narrare che è condito da una colonna sonora sempre importante di un certo tipo, con i suoni sono evocativi e quindi il fatto di rendere personale la, la propria esperienza nell'ascoltare nel, nel un podcast lo rende assolutamente unico, cioè il dito di Dio, tu sei sulla concordia. Sì, c'è tanto lavoro dietro a queste cose qua, c'è tanto pensiero, ti devi mettere lì, eh, dopo aver raccolto tutto il materiale devi davvero pensare che cosa voglio raccontare, al di là della storia, che va bene, personaggi, eventi, eh, documenti, gli audio originali, tutto quello che c'è, ma tutti devi poi sedere e devi pensare, ok, come posso rendere questo non un racconto, ma un'esperienza? Ti ricordi quel film fine anni 90, Strange Days, una cosa del genere, in cui già si parlava di realtà virtuale, no? Deve essere un po' quello, cioè tu devi vivere un'esperienza, non è più solo il raccontarti una storia, è il farti vivere una cosa che alla fine delle puntate tu ti senti veramente i vestiti umidi e la paura addosso e il freddo e l'ansia e, e hai empatizzato con gli altri. Quindi... È verissimo, sono molto d'accordo. È un'esperienza che se non avete mai avuto piacere di, di provare ve la consiglio caldamente. Eh, secondo te tu fai principalmente podcast di inchiesta, sei giornalista, ma quali sono gli elementi che all'interno di un podcast di inchiesta non dovrebbero mai mancare? Allora, qualsiasi cosa tu faccia, che sia un, un racconto, una, una narrazione o un'inchiesta, eh, non devi mai perdere di vista il fatto che stai raccontando una storia e quindi ci deve essere quell'elemento che io chiamo l'elemento c'era una volta. Mm -hmm. Le fiabe che noi ascoltavamo da bambini, eh, io da piccolo ascoltavo le, le, le audiocassette con i fascicoli, racconta storie, c'era una volta, eh, hanno quell'elemento di magia che è il c'era una volta, che è proprio il, la magia del racconto. Quindi qualsiasi cosa tu racconti devi ricordarti che stai raccontando una fiaba a delle persone adulte che però sono state bambine e che quindi vogliono che ci sia quella magia, che ci sia l'ambientazione, che ci siano i dettagli. Quando racconti una storia sono importantissimi i dettagli. Io se devo raccontare... Perché sviluppano l'immaginazione, aiuta. Totale. Certo. La, la bambina col cappotto rosso nel, in Schindler's List è quella roba lì. I, sono i colori, sono ehm, le sensazioni, eh, qualsiasi cosa che sia un dettaglio avvicina tantissimo eh, l'ascoltatore o, o il lettore. Quindi devono, deve esserci sempre quella grande attenzione verso i colori e verso le immagini. È, tutto, è un racconto in audio, ma è un racconto molto visivo. Sì, sì. Io ti devo, un po' come Inception, ti devo costruire, sono l'architetto in quel momento della tua mente e ti devo costruire un mondo, te lo devo dare. A proposito di questo che dici, sono l'architetto della tua mente. Eh, faccio un'analisi, un magari mi correggi se sbaglio. Tu quando eh, eh, costruisci i tuoi podcast porti eh, l'ascoltatore a costruirsi una, una verità che poi spesso a metà del, del podcast viene sovvertita. Quindi sei a tutti gli effetti un, un architetto. Quanto lavoro c'è dietro la preparazione di... Di una, di una serie ma in genere siamo sui 5 mesi 4-5 mesi ma più che la, la quantità è la, è la qualità del lavoro um, i brainstorming in cui ti siedi a dire a ragionare sul ok. come, come possiamo essere originali e unici um, le storie possono iniziare in mille modi, classici c'era una volta questa persona o oh, questa storia comincia in questa città però sono come dire strade già battute, invece tu devi cercare sempre l'approccio un po' obliquo, inaspettato, devi cercare sempre, e poi devi cercare il, la grande domanda che c'è, ogni storia si porta una grande domanda Iniziale. universale che riguarda tutti. E quindi devi trovare quella domanda, perché altrimenti stai raccontando una storia per raccontarla, ma in realtà è più bello se ti fai una domanda più alta, se alzi la palla, se alzi la visuale. Beh, a me la domanda che verrebbe da farmi rispetto ai lavori che hai costruito è sempre, e se succedesse a me? Per esempio, oppure quella del prossimo podcast. Quindi c'è un prossimo podcast. C'è un prossimo podcast che uscirà quest'estate e non posso dire ancora niente purtroppo, ma... Darò dei soldi eh, per abbastanza... farmi raccontare in backstage di che cosa eh, si tratta. Che cos'è il vero male? Dov'è il vero male a volte nelle storie eh, di True Crime, per esempio? Dove si trova il vero male? Che cosa pensi? Oppure eh, appunto tu dicevi se succedesse a me, o anche chi sono io eh, davvero? Cioè, come mi comporterei in certe situazioni? tendiamo sempre a giudicare da fuori no? tendiamo sempre come spettatori a è facile giudicare eh, eh, dare subito un giudizio è molto rassicurante adesso avrete sentito eh, purtroppo la notizia tragica di stamattina di questi youtuber che hanno eh, travolto una macchina con a bordo una, una madre con due bambini, bambini e purtroppo un bambino è, è morto eh, e senza che ancora non si conoscano i dettagli di questa storia Uh, ci sono già tante persone che stanno uh, distruggendo di insulti questi ragazzi uh, nessuno di noi conosce la storia nessuno noi, di noi sa che cosa è successo nessuno di noi si deve permettere di giudicare perché una storia è una tragedia è già di per sé una tragedia uh, quindi dobbiamo cercare di non gi di giudicare il meno possibile di cercare di immaginarci che essere, potrebbe essere capitata a noi da quella storia da un lato e dall'altro quindi eh, bisogna proprio togliersi qualsiasi eh, veste di giudicante. È un'operazione molto difficile. Molto difficile, però è anche è la migliore operazione che si possa fare. Tu indaghi sempre il male, perché? Perché è affascinante. Perché è affascinante, perché eh, è quello che non siamo. E forse è quello che a volte vorremmo essere, ma non abbiamo il coraggio di essere, per fortuna. Meno male. Però flirtiamo. Con l'idea, flirtiamo con la fantasia, lo, fa, lo fanno tutti, lo facciamo tutti, non c'è niente di, di strano. Tra l'altro, avere pensieri macabri, diciamo, sì. sia sano. Sono le persone che Assolutamente non li hanno sì. che Assolutamente essere sì. preoccupate. Però ecco, io cerco di non raccontare mai il male fine a se stesso. Il male fine a se stesso. Non mi interessa. A me interessa capire se c'è qualcosa da imparare, qualcosa di più alto da imparare. Allora lo racconto: ma non mi piace fare il racconto davanti al fuoco per far venire i brividini, non è quello che c'è. No, anche perché devo dire che i brividi vengono in ogni caso e sì. lo sai fare davvero in maniera egregia. Grazie. Pablo, io, guarda, il tempo a disposizione purtroppo è quello che è. No. Eh, lo so, guarda, tra l'altro avrei tante altre domande, te ne faccio, posso farne una ultima? Dai. Allora, sul podcast veleno una notizia di, poche, di pochi giorni fa, eh, Foti, che è stato lo psichiatra, lo psicologo Psicolo. coinvolto nel, nell'indagine di Bibbiano è stato assolto. Come hai reagito a questa notizia? Ma eh, si tratta di un caso singolo di una, di un, di una storia che riguarda una ragazza. Non conosciamo, le, anche qua, non conosciamo le motivazioni della sentenza, non si sanno ancora, non le ne conosce nessuno, quindi non si può ancora dire nulla. Quello che noi, il lavoro che io ho fatto su Foti è un lavoro su tutta la sua storia professionale, su tutti i casi che ha seguito, sulle cose che ha detto, che ha dichiarato. Sono Parliamo, credo, di 40 anni di carriera in sì. cui questo signore ha partecipato a diversi ehm, processi, eh, ha ascoltato tantissimi bambini, ha scritto tantissime cose, ha detto tantissime cose. Quindi io ho, eh, ho fatto un'indagine su di lui, non su un singolo caso, in un singolo processo anni... che non è ancora neanche finito. Per cui non ho nessun. Non c'è niente da dire, eh, ripeto, si tratta di una sentenza e basta, però ho invitato tutti semplicemente a dire guardate quello che questo professionista ha fatto in 40 anni che ha a che fare con i bambini. Tutto qua. Tutto qua, non avrei concluso con tutto qua, ma comunque io Pablo ti ringrazio, è stato davvero un grazie piacere, ci dobbiamo purtroppo alzare e salutare, grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao, grazie mille, arrivederci. Pablo Trincia. Ciao.